Il Museo Civico di Crema del Cremasco nasce ufficialmente il 13 gennaio del 1959 come museo multiplo, cioè come un museo che accoglie diverse testimonianze di una precisa area geografica che è quella appunto che fa riferimento a Crema ed al territorio circostante alla città. Essendo un museo multiplo, è costituito da diverse sezioni. Abbiamo la sezione di arte organaria che riguarda questo artigianato artistico tipico della città di Crema. La sezione Pinacoteca, che raggruppa opere di autori locali e non dal XV al XX secolo, la sezione di storia, che racconta la storia della città e del territorio dall'epoca veneta ai giorni nostri, e la sezione archeologica. In quest'ultima sono degni di nota alcuni ritrovamenti effettuati sul territorio, come i lacerti di mosaico provenienti dalla Domus tardo antica di Palazzo Pignano, i corredi funebri longobardi provenienti da Offanengo e da Ricengo e il tesoretto di Camisano, un ritrovamento monetale di oltre 500 sesterzi avvenuto casualmente nella primavera del 1997 a Camisano.